Il primo dei due fine settimana dedicato alla festa dei crotti ad Albavilla è stato un grandissimo successo, con quasi 5.000 visitatori che hanno partecipato a questo bellissimo evento, giunto quest'anno alla sua 18ª edizione e che mancava dal 2019. Complice anche la bellissima giornata, con temperature primaverili. Moltissime persone si sono riversate in paese già dal mattino per partecipare poi al pranzo organizzato dalla Proloco in Piazza Mercato o nei vari punti ristoro alle sedi nel centro, nei vari bar, ristoranti, ma anche nei cortili che per l'occasione hanno aperto i loro portoni per offrire specialità gastronomiche e per dare la possibilità di visitare questi posti normalmente chiusi al pubblico. Il percorso per la visita ai crotti ha avuto come punto di partenza la centralissima Piazza Roma, dove, durante la giornata di domenica, è stato allestito un mercatino degli hobbisti con tanti prodotti artigianali, i gonfiabili per i più piccoli e un palco per l'intrattenimento musicale. Nel piazzale del comune si è tenuta la castagnata ed è stata allestita un'interessante mostra di bonsai, dove è stato possibile apprendere le tecniche base per la loro coltivazione. Per quanto riguarda i crotti, quelli aperti e segnalati sulla mappa ufficiale sono stati 9, all'interno dei quali, oltre a poter effettuare degustazioni di vini, birre e prodotti locali, i proprietari hanno messo in mostra cimeli di ogni genere, vecchie fotografie, attrezzi da lavoro, damigiane e contenitori per il vino e in alcuni addirittura si sono potuti vedere insaccati e salumi appesi al soffitto come si usava a fare una volta per la loro conservazione. Si sono potuti ammirare anche vecchie macchine da cucire, grammofoni, arredi e corredi delle famiglie di una volta e tantissimi dipinti, molti dei quali dedicati ai crotti e al paese di Albavilla. I crotti sono delle costruzioni rurali presenti alle spalle del nucleo di Albavilla. Si tratta di antri dal tipico aspetto a volta, dal cui fondo in roccia fuoriescono getti d'aria fresca che gli conferiscono un microclima a temperatura e umidità costanti. È molto probabile che il loro utilizzo prenda avvio alla fine del Settecento, quando si intuirono le potenzialità dei fenomeni carsici dei monti iniziando a governarli. Nel crotto dal Cichinela, per centinaia di anni, si è conservato e imbottigliato il famoso Pinchanel, vino prodotto dalle uve delle vigne di Farera e di Harcourt.
Nel cortile di Arnaldo, situato nella parte alta di Albavilla, raggiungibile con una passeggiata che permette di godere di un panorama mozzafiato sui laghi e sulla Brianza, i proprietari in abiti d'epoca hanno esposto numerosi cimeli appartenuti ai loro avi, offrendo un rinfresco ai visitatori per riprendersi dalla sgambata. Nel pomeriggio Piazza Roma si è animata con l'orchestra di Oscar Taboni, che ha intrattenuto il pubblico con canti e balli popolari, con la presenza di alcune donne del gruppo folcloristico I Contadini della Brianza a fare da coreografia. All'interno del crotto comunale del Bruch, l'associazione culturale e folcloristica I Contadini della Brianza ha installato un bellissimo museo della tradizione contadina, con decine di oggetti e macchine agricole d'epoca e facendo delle vere e proprie dimostrazioni di come si viveva in quell'epoca, per la gioia e la curiosità dei presenti. All'esterno del crotto Bruch è andato in scena il concerto del corpo musicale paesano Santa Cecilia con la sua banda giovanile. Il crotto Cioca e il crotto della cooperativa, affiancati l'un l'altro, hanno proposto un'interessante mostra fotografica e la possibilità di degustare vino spillato direttamente dalla damigiana, seduti comodamente su sacchi di paglia.
Oltre ai crotti, come già detto, anche diversi cortili hanno partecipato alla festa, aprendo al pubblico per mostrare le bellezze dei loro interni, proponendo menù a tema e vendendo prodotti artigianali. Ricordiamo quelli di Gioia, Pietro, Natale, Arnaldo e del Prevosto. Un altro bellissimo crotto da segnalare è quello del Murnet, appartenente da sempre alla famiglia Valneri e che deve il suo nome alla loro attività. In passato erano stati proprietari di un mulino. Nato nei primi anni dell'Ottocento ai piedi del Bollettone, è oggi un rinomato ristorante presente nella guida Slow Food. Gli altri crotti aperti per questa edizione della festa sono stati il Crotto Champagne, il Crotto Gioia, l'Astro Crotto e il Crotto Italia Alpini. Come detto, grande entusiasmo e soddisfazione per la buona riuscita di questo primo weekend da parte di tutti gli organizzatori, a partire dal sindaco Giuliana Castelnuovo, che ha fatto visita alla manifestazione assieme al presidente del Consiglio regionale Alessandro Fermi. L'appuntamento quindi è per sabato sera 8 ottobre e per il gran finale di domenica, nella speranza di ripetere il grande successo di questo primo weekend.